amici, vorremmo presentarvi la figura della donna nella cultura africana sotto tre aspetti. Il primo, che è il matriarcato in Africa, che è proprio il fondamento della cultura africana. Il secondo, che è la figura femminile nella spiritualità africana. E terzo e ultimo, la figura femminile nell'ambito sociopolitico in Africa. Vogliamo precisare sin dall'inizio che non si parla tanto della situazione della donna, ma della visione del femminile nella cultura africana. Iniziamo con il matriarcato. Il matriarcato come fondamento della cultura africana. Ma cos'è il matriarcato? Il matriarcato è un sistema sociale fondato sulla figura della donna come madre. Madre perché sorgente della vita e anche fonte della vita. E nell'antropologia africana troviamo parecchi aspetti che esprimono la centralità della figura della donna. Il primo aspetto è la sacralità della figura della donna. Di qualunque donna o in particolare della madre? Della donna come madre, come l'abbiamo detto all'inizio, esattamente. E lì, per illustrare questo punto, in Mali abbiamo Amadou Ampateba, che conosciamo bene, che dice: si può disobbedire al padre, ma mai alla madre. Sarebbe una profanazione, perché la figura della madre è sacra nella cultura africana. E il secondo punto, sono questi valori femminili della cultura africana. Troviamo questi valori predominanti della cultura africana sono più femminili. Cioè, quali sono questi valori predominanti? Per esempio, la gioia, la fraternità, la solidarietà, il senso di famiglia, l'accoglienza. L'accoglienza e così via, come lo sapete. E il terzo punto è l'aspetto della eredità. La eredità nella cultura africana. E lì anche si vede che spesso l'educazione dei bambini è affidata alle sorelle e ai fratelli della madre. Per sottolineare questa vicinanza, questo legame profondo che sta tra i figli e la madre. E lì si dice sempre, anche nella cultura africana, che quello che ricevo dal padre, ricevo il doppio dalla madre. Sempre per fare vedere questa centralità, questa sacralità della figura della donna come madre della cultura africana. Grazie. E ora, cari amici, vogliamo presentarvi la figura femminile nella spiritualità africana. In tre punti. Il primo punto, vi presenteremo il volto femminile di Dio nella spiritualità africana. Il secondo punto, vi presenteremo la donna nelle funzioni religiose. E il terzo punto, la tonalità femminile della spiritualità africana. Nel primo punto, il volto femminile di Dio. Dio, in molte tradizioni africane, viene rappresentato come una madre che genera e prende cura della sua creazione. Inoltre, la creazione stessa come opera divina ha un volto femminile, come per esempio la terra, la luna, l'acqua. Secondo punto, la donna nelle funzioni religiose. Nella religione africana, la donna presiede come l'uomo il culto divino, anzi, alcuni riti vengono presieduti soltanto dalle donne. Il terzo aspetto, la tonalità femminile della spiritualità. La spiritualità africana è una spiritualità
spiritualità dell'ascolto. L'ascolto è vissuto come accoglienza del seme della parola di Dio nel cuore dell'uomo. Una parola che rigenera costantemente il credente e il credente che è in cammino. Questi due elementi, l'accoglienza del seme della parola di Dio e la rigenerazione, formano queste due tonalità femminili nella spiritualità africana. Queridos irmãos, queremos apresentar-vos a figura da mulher na cultura africana em três pontos. O primeiro ponto, vamos apresentar o rosto feminino de Deus na espiritualidade africana. O segundo ponto, vamos apresentar a dona e as funções rituais religiosas. E como terceiro ponto, vamos apresentar esse tom feminino que abrange toda a espiritualidade africana. O primeiro ponto, o rosto feminino de Deus, em muitas culturas e regiões africanas, Deus vem representado como uma figura feminina. Mesmo o ato da criação é apresentado com expressões femininas, como a lua é representada em uma figura feminina, a água, a terra assumem figuras femininas. O segundo ponto, falando das funções religiosas nas quais a mulher é imersa, nós constatamos em África em muitos rituais religiosos oferecidos pela mulher. E mesmo a mulher, como o homem, igualmente são admitidas para oferecer o sacrifício, para oferecer um culto, um ritual a Deus. E nesse caso, o sexo não compõe e não constitui um motivo para diferenciar o exercício do ministério em uma função religiosa. E como terceiro ponto, nós queremos apresentar que a espiritualidade africana tem um tom feminino em si mesmo. E esse tom é visto como uma regeneração e também como a escuta da palavra. Acolher a palavra de Deus no coração do homem credente. Esses aspectos que formam em um conjunto toda a espiritualidade feminina que é marcada por essa África, por esse continente maravilhoso. Adesso parliamo della figura femminile nell'ambito sociopolitico e per sottolineare questo ambito parleremo di tre aspetti, cioè la donna nella leadership, la donna nel campo militare, anche nel campo ovviamente sociale. E nel 1222, il giorno dell'insediamento di Sundiata Keita, il fondatore dell'impero del Mali, viene proclamato un testo importante chiamato la Carta del Mandela. L'articolo 16 di questo testo dichiara che le donne devono essere sempre associate al governo politico. Infatti, lungo la storia, numerose donne hanno esercitato il potere politico e militare, governando nazioni sia in tempi di guerra che in tempi di pace. Possiamo citare esempi come la faraone Hatshepsut nel 1513 a.C., le regine Kandachi, la regina di Saba, la regina Nzinga più vicino a noi in Angola, la regina Poku in Ghana, anche le figure femminili politiche attuali, basta pensare al presidente di Liberia, anche ci fu un presidente femminile in Malawi. Ok, cari amici, sono questi tre punti che abbiamo voluto evidenziare per condividere con voi il tema della figura della donna nella cultura africana, cioè il matriarcato, la figura femminile nella spiritualità africana, la figura femminile nell'ambito socio-politico. E speriamo con questo momento di condivisione di avere offerto a ognuno di voi una certa idea sulla figura della donna.
per concludere, citiamo l'articolo 14 della Carta del Madre. Non si devono mai offendere le donne, perché sono le nostre madri. Grazie.